Aristotele e tutta la filosofia, non c'è niente di meglio del tabacco. È la passione della gente da bene, e chi vive senza tabacco non è degno di vivere, perché non solo rallegra e scarica i cervelli umani, ma educa anche gli animi alla virtù e in grazia sua si impara ad essere persone garbate. Non vedete da quando si incomincia a fiutare tabacco in che modo cortese si tratta con tutti e con che entusiasmo se ne dispensa a dritta e a manca dovunque si trovi. Non si aspetta nemmeno che ce lo chiedano, si precorrono i desideri del prossimo. Tanto il tabacco genera sensi di onore e di virtù in tutti quelli che ne fanno uso. Ma torniamo a quello che si diceva prima. Caro Guzman, è proprio vero. Donna Elvira, la tua padrona, sorpresa per la nostra improvvisa partenza, si è messa subito in viaggio dietro di noi ed è venuta a cercarci fin qui. Vuoi che tra noi ti dica la mia? Ho paura che il suo amore le sarà mal ripagato, che il suo viaggio sarà stato inutile, che avrebbe fatto meglio rimanersene a casa. Ma la ragione, scusa! La ragione che ti metto addosso pensieri così di malaugurio. Il tuo padrone ti ha fatto qualche confidenza in proposito. Ti ha detto di essersi deciso a partire per una certa sua freddezza verso di noi. Oh, no, questo no! Ma... così a volo d'uccello, io lo so pressa poco come vanno queste faccende, non che lui mi abbia detto ancora niente, ma quasi ci scommetterei che le cose vanno a finire lì. Potrò magari ingannarmi, ma in queste cose ho una certa esperienza e sono illuminato. E così questa partenza tanto poco prevista sarebbe un tradimento di Don Giovanni. Gli basta l'animo di fare un simile affronto ai casti ardori di donna Elvira? No, è che è ancora giovane e non ha il coraggio di... E un uomo del suo rango sarebbe capace di un'azione così di... Che cosa c'entra il rango? Che ragionamenti? Che cosa gli deve impedire? Non ha il rango che ha per rinunciare a qualche cosa. Ma è legato dal sacro vincolo del matrimonio, sacro vincolo! Povero il mio Guzman, come si vede che tu non sai che razza di uomo è Don Giovanni? No, non lo so davvero di che razza può essere, se è stato capace di farci un tale tradimento. Io non capisco come, dopo tante smanie d'amore, tanto incalzar d'omaggi e speranze, sospiri e lacrime, reiterati giuramenti e tanto slancio di passione, da battere d'impeto il sacro ostacolo d'un convento e rapire donna Elvira...
Povera donna. Proprio non riesco a capire come dopo tutto questo possa ora venir meno al suo impegno. Ecco, e io invece ci arrivo senza difficoltà. E anche tu, se sapessi che sorta di pellegrino è il mio padrone, sapresti che per lui è la cosa più facile del mondo. Non dico con questo che sia mutato verso donna Elvira, non potrei giurarlo. Dopo il suo ritorno non mi ha ancora messo a parte di niente, ma per ogni buon fine vorrei farti noto, Internos, che tu vedi in Don Giovanni, mio padrone, il più gran scellerato che abbia mai messo piede sulla terra. Un forsennato, un diavolo, un figlio d'un cane, un turco, un eretico che non crede né al cielo né all'inferno, né al lupo mannaro, che mena una vita da vera e propria bestia, un porcello d'Epicuro, un sardanapalo effettivo, sordo a tutti i cristiani ammonimenti che gli si possano dare, è capace di trattar da trastullo tutto quanto per noi, è capitolo di fede. La tua padrona, dici tu che l'ha sposata. Credimi che pur di arrivare a possederla, insieme a lei avrebbe sposato anche te, il parroco, la sua cagna e la sua gatta. Che cos'è per lui un matrimonio? È la sua trappola particolare per acchiappar per le donne. È uno sposatore a tutto spiano, dama, borghese, signora, contadina, damigella, niente per lui, è troppo freddo e troppo caldo. Se io dovessi farti la lista di tutte quelle che si è sposate un po' qua e un po' là, domani mattina saremmo ancora qui. Io ti dico, insomma, che un giorno o l'altro lo sdegno del cielo lo stermina. Mi fa assistere a tali e a tante ribalderie che io vorrei fosse già chissà dove. Un gran signore, quando è cattivo, è una cosa tremenda. Ma che cosa si può fare? Niente si può fare. E io sono costretto a mio marcio dispetto ad essergli fedele, perché in me la paura rimpiazza lo zelo, mi imbroglia tutti i sentimenti e mi costringe ad approvare anche quello che alla mia natura repugna. Ah, eccolo che viene fin qui a fare gli esercizi di spada. Separiamoci. Oh, mi raccomando, io ti ho parlato col cuore in mano e forse mi sono fatto uscire un po' troppo presto le parole di bocca. Ma ti avverto che se dovesse giungermene qualche cosa all'orecchio, io dirò chiaro e netto che tu sei un bugiardo. Bugiardo! Con chi stavi parlando? Ah, mi pare proprio, se vedo bene, il buon Guzman di donna Elvira. È appunto pressappoco più o meno qualche cosa di quello in genere. Ah, è lui. Proprio lui? Da quanto tempo si trova in questa città? Da ieri sera. Motivo? Voi lo dovreste sapere. La nostra partenza, Me ne domandava il motivo. E tu cosa gli hai risposto? Che voi non m'avete detto niente. Ma tu, Sganarello, cosa ne pensi in proposito? Come la vedi tu, tutta questa faccenda? Io, signore, sia detto senza offesa, credo che ci sia di mezzo qualche nuovo amorazzo. Ah, credi? Sì. E non ti sbagli. E non ti sbagli. Devo confessarti che donna Elvira è stata cacciata dal mio cuore da un'altra bellezza. Il mio Don Giovanni io l'ho sulla punta delle dita. Avanti, Sganarello. Ti do licenza di parlare chiaro. Dimmi quello che pensi. Quando è così, signore, vi dirò francamente che i vostri metodi non li approvo un bel niente e che questo amare da tutte le parti è molto brutto. Ah! Sicché tu pretendi che uno si leghi per sempre alla prima donna della quale sei innamorato.
e non abbia occhi per nessun'altra. Ma che ridicola ambizione. Voler essere fedeli. Ma tutte le belle hanno diritto di affascinarci. Se io rendo giustizia a una e cedo al suo fascino, non devo per questo diventare ingiusto con tutte le altre, ma dovrebbe forse una che ebbe il privilegio di incontrarci per prima rubare a tutte le altre i legittimi diritti che hanno sul nostro cuore? No, no, per me la bellezza dovunque sia mi incanta. Ma se mi chiede il cuore un bel volto, io se di cuori ne avessi 10.000, li darei tutti. L'amore ha sul nascere un fascino arcano. E il gusto sta soltanto nel mutamento. Ma c'è un piacere ineffabile a vincere con mille galanterie il cuore di una giovane beltà, a seguire giorno per giorno i piccoli progressi che si fanno, a ridurre a furia di ardori, di sospiri, di lacrime, l'ingenuo pudore di un cuore che stenta a cedere le armi. Poi una volta conquistato non c'è più niente da dire. È da desiderare. E tutto il bello della passione finirebbe per addormentarsi nella tranquillità di questa sorta di amore se non venisse a ridestarci un nuovo desiderio, l'affascinante attrattiva di una nuova conquista. No, non c'è niente che possa frenare in me l'impeto della passione. Mi sento un cuore capace di contenere tutta la terra. Come Alessandro in Macedone. Vorrei che esistessero altri mondi per sottometterli alla mia potenza amorosa. Che ne dici? Sangue di me, come l'avete presa di petto? Sembra che l'abbiate imparata a memoria. Parlate come un libro stampato, come Alessandro. Ma certo. Hai qualcosa da ridire? No, io da ridire che non ho che dire, perché voi, signore, rigirate le cose in un modo che par sempre che abbiate ragione voi, mentre la verità è che non avete ragione un bel niente. Avevo le più belle idee del mondo in testa e voi con le vostre parole mi avete scombussolato tutto quanto. Ma la prossima volta che ho da discutere con voi lasciate fare a me, eh? Le mie ragioni me le voglio mettere per iscritto. E le hai mie ragioni. Ragione, farai bene. Signore, rientrerebbe per caso nella licenza che mi avete data se vi dicessi che io sono un tantino scandalizzato dalla vita che fate. Perché? Che vita faccio? Oh, molto bella. Ma questo sposarsi ogni mese. Perché c'è qualcosa di più gradevole? No. È di più gradevole, no? E mi ci adatterei anch'io. E molto volentieri. Ma è peccato, signore, prendere così sotto gamba un sacramento solenne. Va, va. È una faccenda fra il cielo e me, questa. Ce la sbrigheremo benissimo fra di noi. In coscienza, signore, io ho sempre sentito dire che è un brutto scherzo scherzare con la provvidenza e che i libertini non fanno mai una buona fine e che... Alto là, Sganarello. Non sopporto i predicatori, lo sapete bene, ve l'ho detto mille volte. Appunto! Non parlavo mica di voi. Oh, che Dio me ne scampi. Siete uno che sa quello che fa voi. E se non credete a niente, avete le vostre buone ragioni voi. Ma ci sono al mondo certi bricconi che fanno i libertini senza avere queste buone ragioni e fanno gli spregiudicati perché credono che questo gli giovi. Qualora fosse che mi capitasse un padrone siffatto, gli direi chiaro e tondo e guardandolo bene in faccia: come vi permettete di farvi beffe del cielo? Voi non avete paura a scherzare come fate con le cose più sacrosante? Proprio voi, vermiciattolo di terra? Voi, briciola di Macedone, che non siete altro... Parlo come ho detto l'altro Alessandro, eh? Mm-hmm. Proprio voi? Vi prendete la briga di volgere a beffa tutto quello che tutti trattano con riverenza? Credete forse che per essere di rango altolocato e vestito e calzato all'ultima moda e soldi in tasca, parlo come ha detto a quell'altro, non a voi, proprio voi, vi credete di essere da più degli altri e che tutto vi sia lecito e che nessuno osi dirvi il fatto vostro? Imparate da me, che sono il vostro servitore, che il cielo prima o poi punisce l'empio, che malavita conduce a mala sorte e che... Basta. Dicevamo? Dicevamo
di una bellezza che mi ha colpito il cuore, che trascinato dalle sue grazie l'ho seguita fin qui in questa città. Signore, è per la morte del commendatore, eh? Sì, che voi avete ammazzato dopo avergli sedotto la moglie proprio qui, saranno 6 mesi. Non vi aspettate niente. Che cosa dovrei aspettarmi? L'ho ucciso bene? Ah, questo sì, il meglio che era possibile. Avrebbe torto a lagnarsene. E poi per questo incidente sono stato graziato, no? Graziato, sì, ma ci sono anche gli amici, i parenti stretti. Credete che loro saranno soddisfatti della grazia che avete avuto? Basta, Scannadello, non preoccupiamoci di quello che può capitarci di male. Pensiamo soltanto a quello che può procurarci piacere. Dunque, la personcina di cui ti dicevo è una ragazza, fidanzata, la più leggiadra del mondo, condotta qui in questa città da quello stesso che è venuta a sposare. Ora il caso ha voluto che io incontrassi questa coppia di innamorati un paio di giorni prima della loro partenza. Non ho mai visto due persone più felici di stare insieme, sprizzare intorno più gioia ad amarsi. La tenerezza tangibile dei loro reciproci rapporti mi ha turbato, mi ha ferito il cuore. Il mio amore è incominciato dalla gelosia. Ho provato una specie di ribellione a vederli così felici, così uniti. La stizza ha acuito il desiderio e ho immaginato il piacere sublime di turbare quella loro unione, quell'attaccamento che offende il mio cuore sensibile. Senti bene, Scannadello. Il promesso sposo offre oggi alla fidanzata una gita in barca. Non te ne ho detto nulla, ma mi sono procurato anch'io una piccola barca e della gente. Per cui credo che mi sarà molto facile rapire la ragazza. Ah, no, signore! No, non c'è tempo da perdere! Voi l'avete presa per il giusto verso! Ecco. Preparati a seguirmi, appunto, e procura di portare con te anche tutte le mie armi. Non si sa mai quello che... Traditore, perché non mi hai detto che c'era anche lei qui in città, in persona? Oh, signore, voi non me l'avete chiesto. Ma è impazzita a venire qui in città senza mutarsi d'abito, in tenuta di campagna. Volete degnarvi, Don Giovanni, di riconoscermi? E posso almeno sperare che vi degnate di volgere il viso da questa parte. Signora, vi confesso che sono piuttosto stupito, signora. Io qui, francamente, non vi aspettavo. Vedo, infatti, che non vi aspettavate di incontrarmi qui. E in verità apparite stupito, ma in tutt'altro modo da come speravo io. E il tono come vi palesate mi conferma pienamente quanto io mi rifiutavo di credere. Sono stata troppo sciocca a volermi illudere a tutti i costi e ad affannarmi tanto a negar fede ai miei stessi occhi e alla mia ragione. Nel mio grande affetto ho cercato tutti i pretesti per non vedere l'affievolirsi della vostra amicizia, per giustificare una così precipitata partenza e per difendervi dall'accusa di tradimento che vi faceva la mia ragione. I miei giusti sospetti seguitavano a insistere giorno per giorno e io a respingere sempre quella voce che vi accusava di infamia ai miei occhi e a dare ascolto con gioia alle mille insulse chimere del cuore che vi volevano innocente. Ma alla fine questo incontro non mi lascia più dubbi. Lo sguardo con cui mi avete accolto mi dice molto di più di quanto io volessi sapere. Signora, c'è Sganarello qui. Lui conosce perfettamente il vero motivo per cui sono partito. Signore, io non so niente. Su, via, Sganarello, ditemeli. Non mi importa da quali labbra li saprò. Avanti, Sganarello. Parla pure tu alla signora. Ma che cosa volete che le dica? Avvicinatevi, poiché questo è l'ordine. E ditemi i motivi di una così precipitosa partenza.
Rispondi, no? Non rispondi, Sganarello. Ma non ho niente da dire io, niente. Vuoi rispondere sì o no? Signora! Che cosa? Signore. Sì, sì, rispondi. I grandi conquistatori, Alessandro, il Macedone, gli altri mondi, sono la cagione della nostra potenza. Ecco, signore, tutto quello che posso dire. Vorreste, Don Giovanni, illuminarci un po' su questo mistero? Signora, a dirvi la verità, io... è così complicato. Vi difendete pur male per un uomo di mondo che dovrebbe essere abituato a questa sorta di cose. Mi fa pena vedervi così tutto confuso. Perché non vi armate la fronte di una generosa impudenza e non mi giurate che i vostri sentimenti verso di me non sono mutati, che mi amate sempre di un ardore senza pari e che nulla al mondo potrà staccarvi da me fuor che la morte? Perché non mi dite che impegni di grande importanza vi hanno costretto a partire a mia insaputa e che molto a malincuore dovrete trattenervi qui ancora un po' di tempo e che non mi resta che tornarmene a casa, rassicurata che voi mi seguirete immediatamente, appena vi sia possibile, e che davvero non vedete l'ora di raggiungermi, perché lontano da me soffrite quel che soffre un corpo diviso dall'anima sua. Ecco, così dovreste giustificarvi e non restar lì tutto confuso come siete. Gentile signora, prego. Gentile signora, io sono incapace di dissimulare perché la mia natura, voi lo sapete, è sincera. E perciò non vi dirò affatto che i miei sentimenti verso di voi non sono mutati, né che brucio dal desiderio di riunirmi a voi. Perché, insomma, signora, la verità è che io sono partito soltanto per sfuggirvi. Ecco, non per i motivi che forse voi immaginate, però, signora. No, no, la mia è una vera crisi di coscienza. Io mi sono convinto, signora, che non posso più vivere con voi senza peccare. Mi sono nati certi scrupoli. Mi si sono aperti sulle mie azioni gli occhi del cuore. Io ho riflettuto, signora, che per sposarvi vi ho strappato la clausura di un convento, costringendovi a mancare ai vostri voti che vi tenevano impegnata in altra sede. La gelosia del cielo in queste cose, signora, è nota. Insomma, io ho la sensazione che il nostro matrimonio sia un adulterio. E mi sono arreso al pentimento. Per concludere, signora, io penso che devo fare di tutto per dimenticarvi e restituirvi alle vostre precedenti catene. Ora, vorreste voi opporvi a un così santo proposito? Vorreste voi che tenendovi con me rischiassi il castigo del cielo? Ma vorreste... Scellerato! Adesso ti conosco fino in fondo. E per mia mala sorte, quando è troppo tardi. E che una tale scoperta non può più servire ormai che alla mia disperazione. Ma sappi che il tuo delitto non resterà impunito. E che proprio il cielo, di cui ti fai gioco, mi farà vendetta della tua perfidia. Il cielo, sì, proprio quello, ce ne importa assai di quello a noi. Signora. Basta. Non voglio sentir altro, che già non mi perdono d'averti troppo ascoltato. Non ti aspettare che io qui prorompa in rimproveri o in offese. No. No, il mio non è un rammarico che si esaurisce in parole vane e il suo fuoco lo serba tutto per la vendetta.
Se il cielo non ha nulla che possa farti tremare, dovrai tremare della collera di una donna offesa. Se potessi sentire un briciolo di rimorso. Sganarello. Grazie. Sganarello, vieni. Andiamo a portare a termine la nostra impresa amorosa. Vieni, la barca ci aspetta. Vieni, Sganarello. Oh, che opprobrio di padrone mi trovo costretto a servire. Ah. Petruccio, che ti ci sei trovato proprio a punto a punto? C'è mancato un'unghia che non s'affogavino trambi due. Per via di quella raffica da levante che mi ha dato quella scuffiata, gna? Sì. Sta' attenta, Carola, che ora te la conto tutta, filo filo come gna andata. No. Perché, come dicette quello, il primo a scoprirli fu Tio. Il primo io futti a scoprirli. Or dunque, si era sulla riva del mare, io e Calilone, che ci divertivimo a ruzzare con le zolle di terra e a tirarle nella testa tra i e ruzza che ti ruzzo, in poiché che ruzzavimo è positivo, io scopritti, come a dire, un qualcosa che sbatticchiavano nell'acqua e che erano straportati verso di noi come chi dicesse a scapaccioni. Lo vidi chiarissimo. Poi tutto a un tratto vidi che non vidi più niente. Oh, Calilone, dice Tio, mi sa che sono cristiani quelli là che sbatticchino nell'acqua. Oh, tu balugini, dicette lui. O ce li vuoi scommettere 10 soldi, dice Tio. Oh sì, dicette lui, e per dimostrartene ecco qua, soldi alla mano. Ma io non futti né matto né inariato e subito gli buttetti lì per terra 4 bei palanconi e 2 duini che io, quando ci vo a tutte corna. Per scurtarte la curta, non finittimo di scommettere che vedettimo chiaro come il sole 2 che ci fevino segno di andarne a recuperare. E me, per prima cosa, mettetti in tasca la posta della scommessa. O Calilone, vedi là che ci chiamino, andiamone a dare una mano. No, dicette lui. Ma sì, dicette io, andiamo. No, dicette lui, troppi soldi già mi costarono. Ma io lo prendetti per un braccio, lo portetti fin su e alla fine, tirando, io lo... Oh. Or dunque, tanto ne predicassi che alla fine ci buttassimo a tirarli fuori dall'acqua, che erano mezzi blu, e li menattimo a casa, accosto al fuoco, e lì si spogliattino nudi e nati per amor di seccarsi, e poi ne arrivettero altri 2 della stessa covata che si erano salvati da sé medesimo. E poi arrivette Maturina, che subito gli fettero gli occhi di pesce morto. Ed è così, Carola, che andette tutta la faccenda. Petruccio, non mi dissi che ce n'è uno che gli è fatto più meglio di tutti l'altri. Ce n'è sì, il padrone. Mi sa che ad essere un qualche signorone grande grande. E quelli che lo servono sono medesimamente dei signori. E ciò non istante, gran signore, quanto gli pare, se lì non mi ci fossi trovato io, si sarebbe affogato, si sarebbe. E sempre lì da te? Nudo e nato gli è? No, ma che ne, quelli lì davanti a nostri occhi di noi lo rivestitino. Cribbio, senza di me brutta gli finiva. Guarda un po'. Petruccio, c'ho da fare una scappata a vedere tutte quelle rarità. Oh! Da retta che un qualcosa da ditti ce l'ho io. E dilla, che dè? Guacarolì, che io, come dicette quello, devo parlarti col cuore in mano. Io lo sai, ci vuol bene a te.
E siamo lì per sposarsi, te e me. Ma me non siamo niente contento di te. Quanto è moco, te è intravenuto. È intravenuto che te, pane al pane, mi fai saltare le bucce. E in che mo? Perché non mi vuole bene. Ah, nient'altro? Nient'altro. Mi pare che basta io. Cribbio Petruccio, è sempre la stessa inserenata. Io ti fiamo sempre la stessa inserenata perché tu mi fai sempre la stessa cosa. Se tu non mi fevi sempre la stessa cosa, io non ti fiamo sempre la stessa inserenata. Ma tu che vuoi? Che mi vuole bene. E non ti vuole bene me? No! Sono un istante che io mi spacco in quattro e ti rompo nastri da tutti i battelli che passino e mi rompo la testa per ir a pescarti le telline e i nicchi, che è una rarità, e quando viene la tua festa faccio suonare gli orbi e alla fin fine come fare il bellettivo a un morto. E non sta niente bene non voler bene a chi ci vuole bene. Ma io non gli voglio bene a te. Ah sì, bello in quel modo. E niente da fare a pensamento tuo. Che hai da fare? Come si fa quando ci vuole bene alla giusta via? E non ti vuole bene me alla giusta via? No. No. Perché quando si vuole bene come va? Fa una sporta di Bertuccia a quello che ci vuole bene. Uguale Amazona, come qualmente è inscemenita per il suo Bertoldo. E sempre gli sta in mezzo ai piedi. E lo tormenta. E non lo lascia mai bene avere. Sempre gli fa una qualche mandragola e gli molla una patta passando. E l'altra mattina, che lui stava assettato su uno sgabello, ce lo tirette via di sotto e lo fece dare una pacca in terra lungo steso. Sia! Che si vede la gente quando ci vuole bene. Ma tu in scambio non gli dicessi mai niente a me. E stai sempre lì impalata qualmente un manico di vanga. E io ci potrei passare 100 volte al giorno davanti a te. Che te non smuoveresti un'unghia a te per darmi una pattina o per dirmi una parolina di niente. Ma che niente ho da fare? È l'imore mio, non posso rifarmi il naturale. Non c'è imore che tenghi quando c'è un poco d'amicizia. Caro, la mano. E che? Impromettimi che mi vai bene più meglio e più tanto. Io farò di mano e di piede, ma questo ha da succedere da sé medesimo. Pietruccio. Eh? E quello lì, quel signore là. Quello lì, l'appunto. Cripio, che gli è bello gli è. E che peccataccio mortale se si annegava nell'acqua. Io vo e torno a berne un goccio per rifarmi un poco di questa sfaticata. Ci è andata male, Sganarello. Questa tempesta imprevista ha rovesciato con la barca tutti i nostri progetti. Ma quella bella contadina che ho lasciato poco fa mi ripaga di ogni disgrazia. Ricorda di questa, non deve sfuggirmi. Ah, signore! Siamo appena scappati per miracolo alla morte. E voi, invece di ringraziare il cielo, sfidate subito la sua collera con le vostre solite fantasie, i vostri amori sciagurati. Silenzio, bestia. Voi non sapete quello che vi dite, il Signore sa quello che si fa, via! Sganarello, è questa da dove ci piove, Sganarello? Hai mai visto niente di più grazioso? Non ti pare, dimmi, che questa valga almeno quanto l'altra? Eh? Assolutamente, si cambia soggetto! A qual buon vento, bellezza! Debbo un incontro così piacevole. Ma è possibile che in luoghi come questi si trovino creature fatte così come voi? Signore, come vedete? E siete di questo villaggio? Sì, signoria. E il vostro nome? Carlotta, per servirvi. Che bel nome. E che sguardo ardente. Non mi fate ingrossire tutta, signore. No, ma
Non c'è mica da vergognarsi a sentirsi dire la verità. Sganarello? Che ne dici, Sganarello? Hai mai visto niente di più gradevole? Voltatevi un po', per piacere. Oh, che grazia. La testa un po' più alta? Ecco, ecco così. Che delizia. Aprite bene i vostri occhi. Come sono belli. Potrei vedere i vostri denti. Amorosi denti. E queste labbra. Che incanto. Non ho mai visto un insieme più affascinante. Signore, voi lo dite per dire, ma io ho paura che voleste burlarmi a me. Burlarmi di voi io? Ma no, no, no. Mi piacete troppo. Vi parlo dal profondo del cuore. Come sta così, vi sono molto obbligata, signoria. No, no, no. Non a me dovete essere obbligata, ma alla vostra bellezza. Signore, voi sapete dire le cose troppo bene. E io non sono da tanto da sapervi ridare la ribattuta. Sganarello, guarda. Guarda che belle maniche ha, Sganarello, guarda. Oh, signore, nere come non so i chi. No, no, le più belle mani del mondo. Permettetemi, vi prego, di baciarle. Vostra signoria, troppo onore mi fa. Se l'avessi saputo, me gli avrei fatto il bucato a me. Oh. E dite un po', bella Carlotta, non sareste sposata per caso? Signor, no. Ma presto ci divento. Con Pietruccio, il figlio della mia vicina Simona. Ma come? Una creatura così finire sposa di un contadino? No, no, ma sarebbe una profanazione. Voi non siete nata per essere rinchiusa in un villaggio, no? Voi meritate ben altra sorte. E il cielo, che lo sa, mi ha guidato fin qui proprio perché io impedisca questo matrimonio e renda giustizia alla vostra bellezza. Perché, insomma, bella Carlotta, io vi amo con tutta l'anima. Non dipende che da voi, vi strapperò da questi luoghi selvaggi e vi metterò nella condizione che meritate. Il mio è un amore un po' repentino, se vogliamo, ma è un effetto della vostra bellezza. Si può innamorarsi di voi in un attimo, più che di un'altra in 6 mesi. Signore, in verità quando parlate voi non so più che mi fare. Quello che voi mi dite fa buon pro e avrei proprio voglia di credervi. Ma hanno sempre detto che non bisogna porgere gli orecchi alle parole dei gran signori e che voi, gente di mondo, siete tutte gatte morte che pensino soltantemente di metter di mezzo le ragazze. È vero, signore? No, bella Carlotta, no. Io non sono di quelli, no. Che faccia di bronzo. Vedete, signore, non è niente bello lasciarsi lusingare. Io sono una povera contadina, ma l'onore gna che me lo difenda gna. È piuttosto 100 volte morta che disonorata. Da me? Ah. Ma Carlotta, ma io vi amo e non desidero altro che di sposarvi. Volete una prova? Grande? Ecco, sono pronto a farlo. Quando volete voi, anche subito. E chiamo a testimone della mia parola questo galantuomo qui. No, no. Sì, sì. Andate pur sicura. Si sposerà con voi tutte le volte che volete. Ecco. Carlotta, allora, volete diventare mia moglie? Sì. Se è contenta la mia zia. La mano, allora. D'accordo. Ma però... Badate, di non mi tradire dopo. Ne anderebbe della vostra coscienza, in poiché per me voi lo vedete, io ci vado di buona fede. Ah, Carlotta, voi dubitate ancora della mia sincerità, voi... Che cosa... Volete che faccia qualche giuramento spaventoso, eh? Dunque, che il cielo mi possa... Non bestemmiate!
Vi credo. Un bacio allora, come? Aspettate, per favore, che fossimo sposati. Poi baci ve ne darò tanti da non farvi rifiatare. Fiano e Ammodino, se ve la pigliassi tanto calda potrebbe venirvi una bronchitine. Chi è questo bruto? E io gli dico Fiano e Ammodino e non allungasse le mani addosso alla mia impromessa. Quante storie. Oh, che sistema è di scrollare la gente come un susino? Petruccio, lascialo fare! Gente che, lascialo fare, ma a me non vuole io! Perché siate un signore e crediate di poter venire a brancicarci le donne alla barba nostra? O andate un po' a brancicarvi le vostre, andiate! Che? No, Napoli, no! Perdi ancoraggio! Non sta bene, non sta! Svergolare la gente così! E questo non è il modo di ringraziare il quale vi ha salvato la vita che vi affogare! Petruccio, non ti riscaldate a qui, mo! E io volevo riscaldarmi quanto mi pare a me, vuole! Io! E tu, brutta traditora, la lasciassi ciancicare! Oh, Petru, non è come tu credi! Il signore mi vuole sposare e dunque tu non t'hai da arrabbiarti! Ma tu sei la mia impromessa! Questo non fa niente, Petru! E se tu mi volessi bene ti dovrebbe far piacere che io divento madama! E perdi a Natano! Più meglio vederti al sicuterre, sposa di un altro. Shh, Pietruccio, non ti fare cattivo sangue. Se io sarei una signora, sempre qualcosa ti farò guadambiare. Che tu ci porterai il butirro, tu ci porterai il cascio, tu ci porterai... a palazzo. Mai e poi mai porterevi niente. Quando anche tu me lo pagassi il doppio. Così ti sei bevuta tutto quello che ti diceva quello lì, Cribbio che se me l'ero immaginato col canchero che l'avrei tirato fuori dell'acqua. Un bel colpo di remo sulla testa gli avrei misurato, gli avrei. Cosa ha detto il bruto? Cioè, a me non mi fa soggezione nessuno. Aspetta e vedrai. Mi fanno vento con un tegolo a me. Ora vedrai che... Ne ho ben visti dell'antri, me. Ora no, no, da padrone, lasciatelo perdere quel povero diavolo, ne va di coscienza a picchiarlo e tu figlio lo darete a me, Non digli più niente, op. E io gli vado a dire! Ti sta bene, pianerello, così impari. Oh, ti vengono in culo! No, padrone! E ora vuol dirgliela la tutia di codesto patriarca! Signore! Signore, che state brigando con Carlotta? Stavate parlando d'amore anche a lei? No, anzi... Era lei che mi esprimeva il desiderio di diventare mia moglie, ma io le stavo dicendo che sono già impegnato con voi. Signore! Che vuole da voi, Maturina? È gelosa a vedermi parlare con voi e vorrebbe che io la sposassi, ma io le stavo dicendo che siete voi quella che voglio. Ma come, Carlotta? Carlotta! È inutile, si è messa in testa quest'idea. Ma come, Maturina? Maturina! Fiato sprecato, non le toglierete mai questa fantasia. Forse che... Non intende ragioni. Mi sa che... È più cocciuta del diavolo. Sul serio che... Lasciatela perdere, matta. Vorrei... Lasciatela perdere, una stravagante. Ah no. Bisogna che gliene canto. Voglio sentire le sue ragioni. Che? Vi dirà, ci scommetto che le ho promesso di sposarla. Vi dirà, ci scommetto che le ho promesso di sposarla. Ohé, Carlotta, non sta punto bene di camminare sul seminato dell'antri. Ohé, Maturina,
Non sta niente bene essere gelosa se il Signore mi parla. Ma la prima che il Signore mi ha vista sono io. Se la prima che vi ha vista siete voi, a me mi ha vista per la seconda e mi ha promesso di sposarmi. Che vi avevo detto? Bato le mani, madama. E però sono io e non voi quella che mi ha promesso di sposarmi. Avevo indovinato? Sì o no? Contatela un'altra, sono io, vi dico. Ma che scherziamo, sono io. Tello qui chi vuole dirlo se non ho ragione. Tello qui che può darmi la mentita se mi dico bugia. Signore, è vero che l'avete promesso di sposarla? Signore, è vero che le avete dato parola di essere suo marito di lei? Lo sostiene quella lì? Lo sostiene quella lì? No, la verità. Facciamola giudicare. Sì, madurina, voglio vedere il signore Licosti farvi convinta che avete ancora il latte in bocca. Sì, Carlotta, voglio vedervi scorbacchiare. Signore, fatela fuori voi. Levatela voi l'acqua del vino. Ora si vedrà. La vedrete. Dite! Parlate! Ma che volete che vi dica? Trambedue affermate che io vi ho impromesso di sposarvi, ma forse che ciascuna di voi non sa come stanno veramente le cose senza bisogno che io parli ancora? Forse che quella alla quale veramente ho fatto la mia promessa non ha abbastanza motivi per prendersi gioco dell'altra? Questi discorsi non ci fanno avanzare di un passo. Fare bisogna, non dire. Perciò non vi resta che mettervi d'accordo. Quando mi sposerò, si vedrà chiaramente quale delle due possiede il mio cuore. Lasciatele credere quello che vuole. Ti amo, sono tutto tuo. Non c'è altra donna al mondo più bella di te. Ora ho un piccolo affaruccio da sbrigare. Ci vedremo fra un quarto d'ora. Sono io quella che ama. Sono io quella che sposerà. Povere ragazze. Mi fa pena la vostra ingenuità. Io non posso vedervi correre al precipizio. Credetemi tutte e due, non date retta a tutte le storie che vi raccontano. E restiamocene qua, nel vostro villaggio. Il mio padrone è un filibustiere. Non ha altra intenzione che quella di prendervi in giro, lo ha fatto con tante altre, è lo sposatore del genere umano, è falso. E a chi vi dirà così, dovete rispondergli che è un bugiardo. Il mio padrone non è per niente lo sposatore del genere umano, non ha nessuna intenzione di prendervi in giro, non ha mai preso in giro nessuna donna al mondo. Domandatelo a lui. Oh, guarda un po', eccolo qua. Sì? 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 Il mio padrone è un uomo d'onore, lo garantisco io. Beh? Beh, e gli altri? Tutti screanzati, quegli altri. Eh? Signore! 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 Signore, sono venuto ad avvertirvi che qui non tira aria per voi. Cioè? 12 uomini a cavallo vi stanno dando la caccia, saranno qui da un momento all'altro. Non c'è tempo da perdere. Prima vi toglierete da qui, meglio sarà per voi. Un piccolo affare urgente mi costringe ad allontanarmi. Ricordatevi la mia promessa. Avrete mie notizie prima di domani sera. Sganarello? Sganarello, si presenta per te una grande occasione. Potrai finalmente indossare i miei abiti. Io metterò i tuoi stracci. Signore, vorrete scherzare? Devo morire nei vostri panni. No. No, se non sarà necessario. Poiché ben felice è il servo cui è concesso di morire per il suo padrone. Oh cielo, già che mi è concesso di morire, fammi almeno la grazia di non morire nei panni di un altro. È...
In coscienza, signore, dovete ammettere che ho avuto ragione io. Così ci siamo travestiti a meraviglia. La vostra prima idea del servo felice di morire non era molto brillante. Questo ci nasconde molto meglio di come volevate voi. Sei un portento, Sganarello. Ma dove diavolo hai scovato questa montura ridicola? Già, è il vestito di un vecchio medico che l'aveva messo in pegno dove l'ho preso io. E me ce n'è voluto, del denaro per averlo. Oh, benissimo. Ma lo credereste, signore, che quest'abito mi procura una certa considerazione? Che tutta la gente che incontro mi fa tanto di cappello e ho già trovato dei clienti che mi interrogano come un arco di scienza. Ma no! Ma sì, 5 o 6 contadini, vedendomi passare, sono venuti a consultarmi sulle più svariate malattie. Tu hai risposto naturalmente che non ne sai un'acca. Io? Mai più. Ho sostenuto l'onore dell'abito, ho argomentato sui sintomi e ho stese le ricette del caso. E che rimedi hai prescritto? Beh, in verità, signore, ho tirato un po' a indovinare e ho steso le mie ricette un po' a caso. Sarebbe da ridere che i malati guarissero e dovessero anche ringraziarmi. E perché no, scusa? Perché non dovresti godere anche tu delle stesse prerogative di cui godono gli altri medici? Non hanno maggiori o minori meriti di te nella guarigione dei malati. L'arte medica è tutta un trucco. Come, signore? Voi sareste miscredente anche in medicina? L'arte medica è uno dei più grandi errori che prosperino fra gli uomini. Allora, signore, voi non credete nemmeno a Senna? Ma... E nemmeno alla Cassia? E neppure al vino emetico? Perché dovrei crederci, scusa? Oh, avete proprio l'anima del miscredente, voi. Eppure da un pezzo di tempo in qua la questione del vino emetico ha messo il mondo a rumore. I suoi effetti miracolosi hanno convertito gli spiriti più increduli. E proprio io che vi parlo, non saranno 3 settimane, ne ho visto un effetto portentoso. Ah, sì? Ah, sì. C'era un uomo da 6 giorni in agonia. Non sapevano più che cosa ordinargli. Tutti i rimedi riuscivano vani. Alla fine si decisero a somministrargli il vino emetico. E guarì. Morì. Bello effetto. E come no? Scusate. Erano 6 giorni che stentava a morire. Con quel rimedio riuscì a morire subito. Volete una cura più efficace? Hai ragione. Ma lasciamo stare la medicina in cui non credete per niente e parliamo d'altro, poiché quest'abito mi stimola intellettualmente e mi sento in vena di discutere con voi. Ricordatevi, le discussioni sono ammesse, voi mi proibite soltanto le prediche. D'accordo. Mi piacerebbe conoscere a fondo le vostre idee. Davvero? Non credete per niente al cielo? Beh, lasciamo perdere il cielo, Sganarello. Vale a dire no. E all'inferno? Stessa cosa. E al diavolo per piacere? Sì, sì. Come sopra. E all'altra vita ci credete? Ecco. Ecco uno che me ne farà fare di fatica per convertirlo. Ma dite un po', alla fantasima ci credete, Che il diavolo ti porti, Sganarello. Ecco, questo non lo posso proprio sopportare. Non c'è niente di più vero della fantasima. Sarei pronto a giocarci la testa io. E poi, da che mondo è mondo? Bisogna pur credere a qualche cosa. Ma in che cosa credete voi, dunque? In che cosa credo io? Sì. Io, Sganarello mio, credo che 2 e 2 fa 4 e che 4 e 4 fa 8. Oh, che bella credenza! La vostra religione sarebbe dunque l'aritmetica. Che begli articoli di fede sono i vostri. Per conto mio, signore, io non ho studiato come voi. Grazie a Dio. E nessuno può vantarsi di avermi insegnato qualche cosa. Nessuno.
Ma io, col mio modesto buonsenso, col mio piccolo criterio, vedo le cose molto meglio di tutti i libri. E capisco molto bene che questo mondo che noi vediamo non è un fungo venuto su da solo in una notte. Ora, io vorrei domandarvi, chi ha fatto questi alberi? E queste rocce? E questa terra qui? E quel bel cielo lassù? Si è forse fatto tutto da solo? Voi, per esempio, eccovi lì. Voi siete lì. Vi siete fatto da solo, voi? O non ha forse dovuto il vostro signor padre sposare la vostra signora madre per farvi nascere? Riuscite a considerare tutti i congegni che compongono il meccanismo dell'uomo, senza ammirare come l'uno si innesta nell'altro. Queste vene, queste ossa, queste arterie, questi polmoni, questo fegato, il buon cuore e tutte le altre cose che abbiamo e che... caspita, interrompetemi dunque! Io non sono capace di discutere senza essere interrotto e voi lo fate apposta a starvene lì in silenzio, per sottile malizia! Io aspetto che il tuo ragionamento sia finito. Il mio ragionamento è finito. Ma si deduce che, ditene pure quel che vi pare, c'è qualche cosa di meraviglioso nell'uomo, che tutti i più gran sapienti del mondo non potrebbero mai spiegarmi. Non è meraviglioso che io sia qui? E ho nella mia testa qualche cosa che pensa 100 cose diverse tutte in una volta e fa fare al mio corpo quella che più vuole. Voglio battere le mani. Alzare le braccia. Levare gli occhi al cielo. Abbassare la testa, muovere i piedi, andare a destra, a manca, avanti, indietro, girare su me stesso. Ecco, Sganarello, il tuo ragionamento si è rotto il naso. Corpo d'un cane, sono proprio uno sciocco io a divertirmi a discutere con voi, ma pensate un po' quel che volete, mi importa assai se vi dannate o no. Già, intanto ragionando abbiamo perso la strada. Guarda un po', domanda a quell'uomo laggiù, informati da lui. Ehi! Laggiù! Uomo! Ehi, amico! Una parolina per piacere! Per piacere. Da che parte si passa per andare in città? Non avete che andare per questa viottola, signori, e poi girare a dritta quando che sarete in fondo al bosco. Da questa parte, signore, grazie. Ma vi avverto, state con gli occhi bene aperti, perché in questo bosco qui, da un po' di tempo, ci sono i ladri. Grazie, amico, è obbligatissimo. Se voleste, magari, farmi un poco di elemosina. Ah,
Le tue informazioni hanno un prezzo a quel che vedo. Io sono povero, signore. Da 10 anni vivo in questo bosco, da solo e in ritiro. Ma se vi aiutate, non mi scorderò di pregare il cielo che ve ne renda merito. Ma pregalo che ti mandi un vestito piuttosto, invece di preoccuparti dei guai degli altri. Buon uomo, voi non conoscete chi è questo signore? Lui non crede che a due, quattro e a quattro, a quattro... Senti un po', e di che ti occupi tu qui, fra tutti questi alberi? Tutto il giorno prego il cielo. Prego il cielo per la prosperità e della buona gente che mi dà qualcosa. Perciò non ti manca nulla. Mi manca tutto. Ma vorrai scherzare a uno come te che prega il cielo dalla mattina alla sera? Gli affari devono andare a gonfie vele. Vi assicuro, signore, che il più delle volte non ho un pezzo di pane da mettere sotto i denti. Ma è molto strano. La sua fatica è mal ricompensata. Senti. Ti regalo un Luigi d'oro. No, signore. Un Luigi d'oro. Ma dico, quel... Se bestemmia. Se dici una bestemmia. Oh, signore, vorreste farmi commettere un così nero peccato? Ah, decidi tu se vuoi guadagnarti o no questo Luigi d'oro. Eccolo qui. No, bestemmia prima. No, signore. No. Avanti. No, signore. Se no, niente. No, signore. Dilla una bestemmiuccia. No. Avanti. Prendilo. Prendilo, ti dico. Bestemmia prima. No, signore. No. Preferisco morire di fame. Te lo regalo lo stesso. Per amore dell'uomo. Toh, prendilo. Ha salito da 3. Non posso sopportare questa vigliaccheria. La spada, Sganarello. Ah, la bella fissazione del mio padrone di andarsi a ficcare dei guai anche quando nessuno lo cerca. Il soccorso è stato utile. In 2 ne hanno fatti scappare 1, 2, 3. Yeah! Dal sangue della vostra spada si vede quanto valga il vostro aiuto. Permettetemi, signor, di rendervi grazie per il vostro atto così generoso. Non fate né più né meno di quello che avreste fatto voi, signore. È una questione d'onore. L'azione di quei 3 furfanti era così vile che sarebbe stata complicità a non contrastarla. Ma ditemi, come siete capitato nelle loro mani? Mi ero per caso allontanato da mio fratello e dalla gente del seguito. E mentre cercavo di raggiungerli mi sono imbattuto in quei 3. E prima mi hanno ucciso il cavallo. E poi, senza il vostro valoroso intervento, mi avrebbero fatto fare la stessa fine. Eravate diretto verso la città? Sì. Ma non per entrarci. Io e mio fratello siamo costretti a battere la campagna per uno di quei casi incresciosi che riducono un gentiluomo a far sacrificio di sé e della famiglia alla legge inflessibile dell'onore, che poi alla fine anche il successo più completo è sempre funesto,
Se non ci si lascia la vita, si è costretti a lasciare il paese. Triste condizione questa. Che tutta la prudenza e l'onestà della condotta non riescano a preservare un gentiluomo dall'essere asservito per legge d'onore alle sregolatezze altrui. E di vedersi vita, pace, averi in balia dell'estro del primo temerario, cui salti in capo di farvi una di quelle offese per cui un uomo da bene deve uccidere o morire. C'è di buono che noi siamo pronti a far correre lo stesso rischio a chi pensa di offenderci a cuor leggero. Ma sarebbe troppo se vi chiedessi di che cosa si tratta. Al punto in cui è la cosa, non vale più farne mistero. E quindi, signore, io non vi nasconderò che l'offesa che noi vogliamo vendicare è di una sorella, sedotta e rapita al convento da Don Giovanni, figlio di Don Luigi Tenorio. Da vari giorni gli diamo la caccia, ma tutti i nostri sforzi sono stati inutili e non siamo riusciti a scoprire dove sia finito. E voi, signore, lo conoscete, questo Don Giovanni? No, non l'ho mai visto. Ne ho soltanto sentito parlare da mio fratello. Ma a quanto pare la sua fama non è troppo buona. E anche la sua vita... Basta così, signore, vi prego. Don Giovanni è in un certo senso mio amico. Mi sembrerebbe vile starne a sentire dir male. Per riguardo a voi, signore, non dirò altro. Ma per quanto possiate essergli amico, io spero che non vorrete approvare la sua azione. E non troverete affatto strano se noi vogliamo far vendetta. No, anzi, voglio aiutarvi, impedirvi dei passi falsi. Io sono talmente tutt'uno con Don Giovanni che non vedo come egli potrebbe battersi senza di me. In ogni caso ne rispondo come di me stesso. Ditemi soltanto dove e quando volete che si presenti per darvi soddisfazione. Può essere più cruda la mia sorte che io vi debba la vita e che voi siate amico di Don Giovanni. Portate a bere il cavallo e poi seguitemi. Farò un tratto di via a piedi. Fratello! Voi qui in compagnia del nostro mortale nemico. Il nostro mortale nemico? Sì. Don Giovanni sono io. L'imparità del numero non mi costringerà certo a nascondere il mio nome. Ma traditore! Fermo, fratello! Io gli devo la vita. Senza il suo aiuto sarei stato ucciso dai banditi. E questo dovrebbe sviarci dalla nostra vendetta. Qualunque servigio ci renda una mano nemica, non può mai impegnare l'animo nostro. L'onore è cosa infinitamente più preziosa della vita. E quindi non hai debito di sorta, se devi la vita a chi ti ha tolto l'onore. So benissimo, fratello, la differenza che un gentiluomo deve sempre fare tra l'una cosa e l'altra. Ma intendo ripagarlo qui subito del dono della vita che mi ha fatto, lasciandogli la libertà di godere per qualche giorno del frutto della sua azione generosa. No! Differire la vendetta è come rimetterla al caso. E l'occasione può non offrirsi mai più. Fratello, vi prego. Discorsi inutili! Deve morire! Fermo, vi dico, fratello! Non permetterò mai che si attenti alla sua vita. E giuro al Signore Dio che lo difenderò anche contro di voi. Voi dunque vi mettete dalla parte del vostro nemico. Contro di me. Non dobbiamo, fratello, vendicare il nostro onore con questa furia selvaggia. Mostriamoci padroni del nostro coraggio, valorosi senza ferocia, spinti da una precisa deliberazione della nostra mente, non da un impeto di collera cieca. Non voglio, fratello, restare debitore verso il mio nemico. Ho verso di lui un obbligo e prima di ogni altra cosa, di quello mi devo sdebitare. Strana debolezza e spaventosa cecità questa, di giocarsi così il proprio onore per lo scrupolo ridicolo di un debito di gratitudine. No, fratello, no. Don Giovanni, voi vedete quanto mi prema ricambiare il bene ricevuto. Ordunque io mi sdebiterò di quanto vi devo, ma ricordatevi che con lo stesso calore io non sarò meno puntuale nel ricambiarvi l'offesa. Vi lascio dunque giudice della riparazione che esige. Ce n'è una amichevole, ma ce ne sono anche di violente e sanguinose. Qualsiasi scelta voi facciate, mi avete giurato di farmi dare soddisfazione da Don Giovanni. Pensate a farlo, vi prego. E ricordatevi che fuori di qui io non ho altri obblighi che col mio onore. Signore, io non vi ho chiesto nulla.
manterrò la mia promessa. Andiamo, fratello. Un attimo di bontà non offende affatto il rigore del nostro dovere. Olà, Sganarello! Sì? Ehi, dove sei? Prego. Coniglio, ti nascondi, quando mi attaccano. In verità, signore, quest'abito deve essere medicinale. Portarlo è come prendere la purga. Shh. Copri la tua vigliaccheria almeno con un manto più pulito. Sganarello, lo sai chi è quel gentiluomo a cui ho salvato la vita? Io no. È uno dei fratelli di donna Elvira. Un? È un gentiluomo, sai, si è comportato benissimo. Mi dispiace di essere in contesa con lui. Oh, signore, mi sarebbe così facile accomodare tutte le cose. Sì, ma la mia passione per donna Elvira si è spenta. Il mio impegno con lei non s'accorda più col mio estro. Lo sai, io amo la libertà in amore. Te l'ho detto mille volte, io ho una straordinaria disposizione a lasciarmi portare verso tutto ciò che mi attrae. Ma cos'è quel superbo edificio che vedo laggiù? Come, non lo sapete? No? È il mausoleo che il commendatore si stava facendo fabbricare quando voi l'avete ammazzato. Così bene. Ah, non lo sapevo che si trovasse da queste parti. Mm-hmm. Ho sentito dire mirabilia di questa opera. E anche della statua del commendatore. Mi piacerebbe andare a fargli una visita. Ah, no, no, non ci andate, signore. Perché? Non è corretto andare a far visita a uno che avete ammazzato. Ma perché? Una visita che gli faccio per usargli cortesia. Lui non può non gradirla, se è un gentiluomo. Che bello! Oh. Che bella statua! È tutto marmo qui, eh? Che bei pilastri! Che ne dite, signori? Beh, quanto di meglio possa desiderare l'ambizione di un trapassato. Quello che trovo più straordinario è che un uomo al quale in vita bastò una modesta dimora ne voglia una così suntuosa, ora che non sa più che farsene. Che statua il commendatore! Bello, molto bello. Vestito così da imperatore romano. Come fatto bene! Sembra lì per parlare, eh? E lui, vivo, ci sta guardando con due occhi che mi farebbero paura se fossi qua solo. E mi sa che la nostra visita non gli è molto gradita. Avrebbe torto. Sarebbe un accogliere male l'onore che gli faccio. Sganarello, domandagli se vuol venire a cena da me domani sera. È una cosa di cui non ha bisogno, suppongo. Domandaglielo, ti dico. Ma siamo matti adesso a metterci a parlare anche con le statue? Fa quello che ti dico. Ah, che fantasie! Signor Commendatore! Mi viene da ridere, ma il mio padrone... Oh, scusate, Signor Commendatore! Il mio padrone, Don Giovanni, mi fa chiedere se volete fargli l'onore d'andare a cena da lui. Cos'è successo? Parla. La statua. La statua cosa? Ma parla! La statua. Cosa? Parla! Guarda. La statua.
mi ha fatto così. Imbecille. Mi ha fatto così. Vi dico, provate a parlargli voi per vedere. Voltati. Così. Ora ti faccio toccare con mano la tua vigliaccheria. Signor Commendatore, volete avere la compiacenza domani sera di venire a cena a casa mia? Non darei questo spettacolo per tutto l'oro del mondo. Allora, signore, andiamo. Fuori di qui. Eccoli qua, i nostri spregiudicati che si vantano di non credere a niente. Bene, comunque sia, non ne parliamo più. È una sciocchezza, abbiamo preso un abbaglio, forse qualche strano vapore nell'aria ci ha confuso la vista. Oh, no, signore, non cercate di negare quello che abbiamo visto proprio coi nostri occhi. Non c'è niente di più vero di quel cenno del capo. E io non ho il minimo dubbio che il cielo, scandalizzato dalla vostra condotta, abbia prodotto quel prodigio per convincervi... Ascolta, Sganarello, se continui ancora con queste tue prediche insulse, se mi dici ancora una sola parola su questo argomento, finisce che io chiamo qualcuno. Sì. Mi faccio portare un nervo di bue. Sì. Ti faccio tenere fermo da tre... meglio quattro. Meglio quattro. Energumeni. Sì. E ti do una scarica di nervata. No. Capito bene? Ah, benissimo, signore. Di più non lo potrei. Voi vi esprimete chiaramente quello che c'è di buono in voi, signore. Che per dire le cose non la prendete tanto la larga. Voi le esponete con una chiarezza esemplare. Signore? Beh? Che succede? Signore, c'è qui Ser Domenica, il vostro fornitore... che chiede di parlarvi. Ah, bene, ci mancava anche la visita di un creditore. Che bella idea venirci a cercare del denaro. E tu perché non gli hai detto che il padrone non c'è? Glielo vado dicendo da tre quarti d'ora, ma lui non ci vuol credere se è seduto di là ad aspettare. Quando avrà aspettato abbastanza se ne andrà. E invece no? E invece no. Fatelo passare. Fatelo passare. Vedi, Sganarello, è una pessima politica quella di negarsi ai creditori. In qualche modo, invece, bisogna pagarli. Caro il mio signor Domenica, felicissimo di vedervi. E furibondo contro questa mia gente che non vi ha fatto passare subito. Avevo ordinato di non far entrare nessuno. Ma l'ordine non vale per voi, naturalmente, che avete il diritto di trovare sempre aperta la porta della mia casa. Signore, vi sono obbligatissimo. Canaglie, vi insegnerò io a lasciare il signor Domenica in anticamera e a non riconoscere la gente. Non fa nulla, signore, non fa nulla. Andiamo a dire a voi che non sono in casa, al signor Domenica, al migliore dei miei amici. Servitor vostro, signore, ecco, io sarei venuto. Presto, una sedia per il signor Domenica. Io sto bene così, signore. Ma no, invece io voglio che mettiate a sedere proprio qui in faccia a me. Oh, non è necessario. Via con lo sgabello! Una sedia ho detto per il signor Domenica. Voi volete sempre scherzare. No, io so quello che vi dico. Non voglio che ci siano differenze tra di noi. Oh, signore! Sedetemi, prego. Ma no, signore, non c'è bisogno. Non ho da dirvi che è una parola. Io sarei sedetemi, venuto per vi quella... dico. Sono comodissimo, signore. Io sono venuto. Se voi permettete... Signor Menica, se voi non vi sedete, io non vi ascolto. Per obbedirvi, signore. Ecco. Perbacco, signor Domenica, avete un aspetto eccellente. Sì, signore, per servirvi. Se voi aveste la compiacenza... La salute, il vostro miglior capitale, labbra fresche, guance rosate, occhi vivissimi. Io vorrei che... Vostra moglie come sta? Molto bene, grazie, signore, sì. È una donna preziosa. No, sempre serva vostra, signore. Ecco, io sarei venuto... E Claudina, per... la vostra figlioletta, come sta? A meraviglia. Che bella bambina che... Sapete? Le voglio un gran bene, io. Troppo onore, signoria. Ecco, io sarei venuto... E Nicoletto fa sempre tutto quel baccano con quel suo tamburo. Ah, sì, sì, sempre, signore. Ecco, se voi avete la... E il cagnolino? Ali. Ali. Morde sempre le gambe a tutti quelli che vengono a trovarvi. Più che mai, signore, è la nostra disperazione. Io mi...
Mi ricordo. Non stupitevi, sapete, se vi domando notizie di tutta la famiglia, ma vi sono sinceramente affezionato. Ve ne siamo oltremodo grati, signore. Ecco, se voi... Signore. La mano, signor Domenica. No, no. Voi mi siete amico, vero? Servitore, signore, servitore. No, 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 sono io il vostro, signor Domenica, e con tutta l'anima. Ma io non merito proprio tanta degnazione. Ecco dunque, se... A proposito, signor Domenica, e senza tanti complimenti, volete restare a cena qui da me? No, grazie, signore, io dovrei andare via subito. Ma allora presto una fiaccola per il signor Domenica e una scorta, quattro archibugi. Non c'è bisogno, signore, vado da solo. No, 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 voglio invece che siate scortato e da armati, la vostra persona mi sta troppo a cuore. Io vi sono servitore, signor Domenica, e debitore. Signore. Ma non ne faccio nessun mistero. Dunque, io lo grido ai quattro venti. Se voleste... Volete che vi accompagni io stesso? Signore, io vorrei che voi... Sì. Voi mi urlate. Allora qua, un abbraccio, signor Domenica, un abbraccio. E contate sempre sul mio affetto sincero. Sapete che non c'è cosa al mondo che io non farei per voi. Dovete riconoscere che voi avete nel mio padrone uno che vi vuole un mondo di bene. È vero. Mi fa molti complimenti, cortesie... Che non riuscirò mai a chiedere il mio denaro. Io vi do la mia parola d'onore che tutti qui in casa si butterebbero nel fuoco per voi. Io poi vorrei addirittura che vi capitasse qualche guaio. Ecco, bisognerebbe che qualcuno vi bastonasse. Allora vedreste come... Non ne dubito, ma... Sganarello, io vorrei che voi gli diceste una parolina per quei miei soldi. Non vi preoccupate, vi pagherà profumatamente. Voi personalmente mi dovete qualche cosa. Ah, presto, un trono per il signor Dome... Ah, c'è già la poltrona, prego. Oh, insomma, Sganarello. No, 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 se non vi sedete non vi ascolterò. Ah, e come sta la vostra signora suocera? Oh, non scherzate, Sganarello, dunque dicevamo, voi mi dovete... Ma come? Ma non ne parliamo nemmeno. Come, come? Oh, io... Non lo so che io vi sono debitore, eh? Appunto! Appunto! Andiamo, signor Domenica, ti faccio fiaccola! Ma i miei soldi! Volete scherzare? No, 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 io voglio! Intendo! I mezzi! Esigo! Che? Prego? Ho detto che? Signore! C'è la signoria del padre vostro. Siamo a posto, non ci mancava altro. Vedo bene che la mia visita vi mette a disagio e che ne fareste volentieri a meno. A dire il vero, andiamo stranamente d'accordo noi due in questo, che se a voi la mia visita non è gradita, io sono stanco, a mia volta, del vostro modo di comportarvi. In realtà, non sappiamo davvero quello che ci facciamo quando non lasciamo al cielo la cura dei nostri interessi. Avevo desiderato un figlio con un ardore senza pari. L'avevo invocato con un'insistenza disperata. E questo figlio, avuto a forza di stancare il cielo con le mie preghiere, ecco che la tortura e il rammarico di questa mia vita, di cui speravo che fosse la gioia e la consolazione.
Ma quale grado di bassezza vi siete ridotto? Ma non vi vergognate di essere così poco degno del vostro casato? Ma cosa avete fatto fin qui al mondo per essere un gentiluomo? Credete che basti portarne il nome e lo stemma? E che sia una gloria discendere da un sangue nobile? Quando è ignobile la nostra vita? No, no, non contano i natali, ove non sia virtù. E noi non partecipiamo alla gloria dei nostri antenati, se non per quel tanto che ci sforziamo di somigliare loro. E lo splendore delle loro azioni, che si riverbera su di noi, ci mette nell'impegno, a nostra volta, di fare onore a loro, di seguire le orme che ci hanno tracciato e di non tralignare dalle loro virtù. Se veramente vogliamo essere considerati i loro discendenti. Ma ricordate soprattutto che un gentiluomo di mala vita è un mostro di natura, che il più alto titolo di nobiltà è la virtù e che io farei minor conto del nome con cui firmate che delle azioni di cui rispondete e che avrei maggiore considerazione del figlio di un contadino quando fosse un uomo onesto che del figlio di un re quando facesse una vita come la vostra. Signore, se vi metteste a sedere, signore, potreste parlare più a vostro agio. No, insolente. Non voglio né sedere né parlare altro, che ben mi accorgo come le mie parole non abbiano presa sul tuo animo. Ma sappi, figlio indegno, che il mio amore di padre tu l'hai spinto all'esasperazione col tuo modo d'agire, ma che io saprò, più presto che tu non creda, mettere un limite alla tua scelleratezza, anticipare il castigo del cielo e con la tua punizione lavare l'onta d'averti dato la vita. Non tutti possono avere la fortuna di nascere orfani. Oh, signore, avete torto. Ho torto io? Torto! Ho torto io? Sì, signore, avete torto di esservele lasciate dire. Oh. Dovevate buttarlo fuori a pedate. Ma quando mai si è visto un'impudenza simile a un padre venire a fare dei rimproveri a un figlio, a istigarlo a correggersi, a ricordargli la sua origine, i suoi doveri di gentiluomo? Ah, signore, io ammiro la vostra pazienza perché io al vostro posto l'avrei mandato subito al diavolo. Maledetta compiacenza, che cosa mai ridotto? Sganarello, mi fai cenare o no? Signore, c'è una donna velata che vuole parlare con voi. Come? Una donna velata. Chi può essere, Sganarella? Bisognerà vedere. Non meravigliatevi, Don Giovanni, di vedermi qui, così e a quest'ora. Un motivo urgente mi obbliga a questa visita e quel che ho da dirvi non comporta ritardo. Non vengo ora piena di quel risentimento cui ho dato libero sfogo stamattina. Mi troverete molto mutata. Il cielo ha bandito del tutto dall'animo mio gli indegni ardori, il tumulto di quella fiamma di peccato, gli slanci inconfessabili di un amore terreno. E nel mio cuore adesso, per voi, è rimasta solo una tenerezza tutta santa. Il mio è un amore distaccato da tutto, che non fa nulla per sé e non si dà pena che del vostro bene. Ma che fai, piangi? Di gioia, signore. Per questo mio amore, io vengo ora a rivelarvi un segno del cielo e a cercare di salvarvi dal precipizio cui correte incontro.
Sì, don Giovanni. Io conosco tutti i trascorsi della vostra vita. E il cielo stesso, che illuminandomi il cuore mi ha scoperto gli errori della mia condotta, mi ha anche ispirato di venire da voi per dirvi nel nome suo che le vostre offese hanno esaurito la sua misericordia, che la sua tremenda collera sta per cadere su di voi e che sta in voi evitarla con un pronto pentimento. Per me, io non sono più legata a voi da nessun vincolo mondano. Mi sono ripresa, grazie al cielo, di tutti i miei folli pensieri. Il mio ritiro in convento è deciso. E non domando che tanta vita da poter espiare l'errore in cui sono caduta. Ma anche in quel mio ritiro io proverei un profondo dolore nel vedervi diventare funesto esempio della giustizia divina. Per l'amor di Dio, don Giovanni, concedetemi come estrema grazia questa dolce consolazione. Non rifiutatemi la vostra salvezza. Vedete che ve la domando in lacrime. E se non vi importa il vostro bene, ascoltate almeno le mie preghiere. Risparmiatemi l'amaro dolore di vedervi condannato alla dannazione eterna. Povera donna. Vi ho amato con una tenerezza immensa. Niente al mondo mi è stato caro quanto voi. Per voi ho dimenticato i miei doveri. Per voi ho fatto tutto quello che ho fatto. E l'unica ricompensa che io vi domando è quella di emendare la vostra vita e di salvarvi dall'estrema rovina. Ve ne scongiuro per tutto quello che può aver forza di toccarvi il cuore. Cuore di tigre? E ora che vi ho detto questo, me ne vado, poiché è tutto quello che avevo da dirvi. Sganarello. Non lo sai, Sganarello, che quasi quasi stavo per provare una certa emozione. È toccante questo suo bizzarro mutamento, eh? Quella sua veste severa, quell'aria languida, quelle lacrime hanno riacceso in me dei piccoli resti di un fuoco spento. Come dire che le sue parole non vi hanno fatto né caldo né freddo. Andiamo a cena, Sganarello. Benone. Sganarello. Sì. Sganarello. Bisognerà pensare ad emendarci. Oh sì, signore. Bisogna mettere giudizio, Sganarello. Ancora una ventina d'anni, meglio 30, di questa vita, poi bisognerà pensare seriamente a noi stessi. Ah, ecco, ecco la cena. Sganarello? Che cosa hai fatto alla guancia? Niente. No, parla, rispondi. Fatti vedere. Un ascesso che gli ha preso la gota. Tenetelo. È tremendo. Può morire soffocato da un momento all'altro. Una lancetta, presto, bisogna operare subito. Aspetta. Ma com'era maturo, guarda un po'. Sembra una coscia di pollo. In verità, signore, l'ho fatto per vedere se il cuoco non ci avesse messo troppo sale, troppo pepe. Com'era? Buono. Mangiamo. L'appetito non ti manca. Lo credo bene, è da stamattina che non mangio. Versatemi da bere. Ecco. Il mio piatto! È diavolo, che fretta che hai per cambiare i piatti! No, il mio vino! Ma il mio vino, anche tu! Che furia portar via il bicchiere! Il mio piatto! Il mio vino, il mio piatto!
chi diavolo è che bussa? Chi diavolo viene a disturbarsi la cena? Non fate entrare nessuno, voglio cenare in pace. Lasciate fare a me, signore, vado io. Gianni, ma che connotazione? Chi è? Rispondi. Il... è qui. Andiamo a vedere. Imbecille. Povero Scanarello, dove ti nasconderai? Avanti. Prego. Una sedia e un piatto. Presto. Sganarello, mettiti a tavola. Signore, non ho più fame. Siediti, Sganarello, ho detto. Da bere? Alla salute del commendatore. E alla tua, Sganarello. Servitegli da bere. Signore, non lo siete. E ora Sganarello canta la tua canzone in onore del commendatore. Signore. E voi tutti venite qua a fare da coro. Signore, sono tutto intasato. Canta, Sganarello, canta lo stesso. Vaghe pecorelle. Tararararara. Don Giovanni. Basta. Vi invito a venire a cena domani da me. Ne avrete il coraggio? Ma certo. Mi farò accompagnare soltanto da Sganarello. Obbligatissimo. Ma domani è il mio giorno di digiuno. Su, Sganarello, fai fiaccola al commendatore. Non c'è bisogno di lume quando si è guidati. Figlio mio, la bontà del cielo avrebbe dunque esaudito i miei voti. È proprio vero quello che mi dite, non mi ingannerete con delle false speranze. Posso fare assegnamento sulla sincerità della vostra conversione? Sì, padre mio. Voi mi vedete qui pentito di tutti i miei peccati. Il cielo ha improvvisamente prodotto in me un mutamento che lascerà tutti stupiti. Ha toccato la mia anima, ha aperto i miei occhi, così che io ora guardo con orrore la lunga cecità in cui mi sono trascinato, i delittuosi eccessi della vita che ho condotto fino ad oggi. Ho ripercorso con la mente tutti gli abomini e mi stupisco che il cielo abbia potuto così a lungo tollerarli senza scagliarmi mille volte sul capo i fulmini della sua tremenda giustizia. Riconosco devotamente in questo un segno della sua grazia e ho fatto proposito di far risplendere agli occhi del mondo il mio improvviso mutamento di vita. A questo mi dispongo, padre mio, e vi prego di voler collaborare a questo mio disegno, scegliendo voi stesso una persona che mi sia di guida spirituale, così che io possa incamminarmi sicuro sulla strada che ho scelto. Figlio mio, come l'amore di un padre è pronto a risorgere,
e come le offese di un figlio sono subito cancellate al più piccolo segno di pentimento. Io già non ricordo più i dispiaceri che mi avete dati e non ho più niente da chiedere alla provvidenza. Abbracciatemi, figlio mio, e persistete, vi scongiuro, nel vostro lodevole proponimento. Io corro a portare il felice annunzio a vostra madre, a dividere con lei la gioia della mia commozione e a porgere grazie al cielo per le sante decisioni che si è degnato di ispirarvi. Signore, che gioia vedervi così. Da quanto tempo l'aspettavo. Ecco, il cielo ha esaudito tutti i miei voti. Che il diavolo ti porti con sé, canarello. Come il diavolo mi porti? Perché hai creduto che parlassi sul serio poco fa. Come? Voi non... Non è che... Il vostro è... Ah! Che uomo! Io non sono cambiato affatto, Sganarello, e non ho nessuna intenzione di cambiare. Sì che voi non vi arrendete nemmeno davanti al miracolo della statua parlante e semovente. E lì sotto c'è qualcosa che non riesco a capire. Ma qualunque cosa sia, non riuscirà mai a persuadere la mia ragione, né a scuotere la mia anima. Se ho detto di volermi emendare, se ho detto di volermi mettere in una vita esemplare, fatto per politica, un trucco, uno stratagemma, per poter disporre di mio padre, di cui ho bisogno, mettermi a riparo di fronte agli uomini da mille brutte disavventure che potrebbero capitare. Mi piace, Sganarello, mi piace lasciarmi andare con te a queste confidenze. Perché mi piace avere un testimonio del fondo della mia anima e dei veri motivi per cui faccio quello che faccio. Come, signore? Voi non credete a niente. E adesso volete anche innalzarvi a uomo per bene. Perché no? Ce ne sono tanti altri come me che si esercitano in questo mestiere e si servono proprio di questo trucco per ingannare il mondo. Ma che uomo! Che uomo! Che uomo! Non c'è più nessuno al giorno d'oggi che se ne vergogni. Oggi l'ipocrisia è un vizio di moda, come tutti i vizi di moda, passa per virtù. La parte dell'uomo da bene è la migliore fra tutte quelle che si possono recitare oggi. Ah, la professione dell'ipocrita dà frutti eccellenti. È un'arte che riesce sempre a far passare per buone le sue imposture. E quando anche si scopra l'inganno, non c'è nessuno che osi protestare ad alta voce. Tutti gli altri vizi degli uomini sono esposti a censura, che ognuno è libero di attaccarli apertamente, ma l'ipocrisia no. Ah, l'ipocrisia è un vizio privilegiato. Chiude la bocca a tutti e si gode in pace il privilegio di una sovrana impunità. A furia di imposture e di simulazioni, si forma una società di complici stretti fra loro. Chi tocca uno degli accoliti si tira addosso tutti gli altri. E tutti quelli invece, in buona fede, le cui azioni sono oneste, sincere, quelli dico, sono sempre i gabbani. Quelli cascano caldi caldi nella rete degli ipocriti. Sganarello, credi che ne conosca pochi? Che con questo trucco hanno riverniciato agli occhi del mondo una scellerata giovinezza? Che si sono fatti scudo col manto della religione e sotto questo comodo pretesto si sentono autorizzati ad agire impunemente da grandissime canaglie? Ah, si ha un bel conoscere tutti i loro raggiri, non per questo cessano di avere credito fra gli altri, ah, no, no. Perché con un collo torto, un sospiro di mortificazione, un paio di stralunardocchi rimediano in faccia al mondo
a tutte le loro malefatte. Anch'io voglio salvarmi sotto questo comodo riparo e mettere saldamente al sicuro i miei affari. Ah, non lascerò mai le mie dolci abitudini. Avrò cura di mostrarmi in buona luce e sotto sotto farò il comodo mio. Se mai sarò scoperto, starò a guardare, senza muovere un dito, tutta la confraternita di ipocriti prendere le mie parti verso, contro tutti. Insomma, ho scoperto il modo per fare impunemente quello che mi pare. Mi erigerò a censore delle azioni altrui. Dirò male di tutti, non avrò buona opinione altro che di me stesso. Che mi pestino appena un piede, non gliela perdonerò mai più. Mi farò paladino delle ragioni del cielo e sotto questo comodo pretesto incalzerò i miei nemici, li accuserò di impietà. Saprò scatenare contro di loro l'intolleranza degli zelanti, i quali, senza cognizione di causa, li copriranno pubblicamente di improperi, li accuseranno dall'alto della loro privata autorità. Ecco, così bisogna approfittare delle debolezze degli uomini. Così uno spirito illuminato si adegua ai vizi del suo secolo. Pace! Ah, che mi tocca sentire! Non vi mancava più che d'essere ipocrita per completarvi di tutto punto. Eccolo qua, l'abominio che vi colma! Ah, signore, questo è peggio di tutto il resto e io non posso fare a meno di parlare. Io non posso fare a meno di parlare. Sì, signore. Ah, sì. Fatemi tutto quello che volete. Appicchiatemi, riempitemi di bastonate, ammazzatevi magari. Ah, ma io mi devo liberare il cuore e da servo fedele vi devo dire tutto quello che vi devo dire. Sappiate dunque, signore, che tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ah. E come dice benissimo quel grande poeta che io non conosco, l'uomo in questo mondo è come l'uccello sul ramo. Il ramo è attaccato all'albero. E chi si attacca all'albero segue un buon precetto. E il buon precetto vale più delle buone parole. Le buone parole si trovano a corte. A corte ci sono i cortigiani. I cortigiani seguono la moda. La moda nasce dalla fantasia. La fantasia è una facoltà dell'anima. L'anima ci dà la vita. La vita finisce con la morte. La morte ci fa pensare al cielo. Il cielo non è la terra. La terra non è il mare. Il mare va soggetto alle tempeste. Le tempeste danneggiano i bastimenti hanno bisogno di un buon pilota. Il buon pilota porta prudenza. La prudenza non è dei giovani. I giovani devono obbedienza ai vecchi. I vecchi sono attaccati ai quattrini. Ai quattrini? I quattrini fanno l'uomo ricco, il ricco non è il povero, il povero vive nel bisogno, chi vive nel bisogno non ha legge, chi non ha legge vive da bestia bruta. E di conseguenza voi andrete dritto dritto all'inferno. Che bel ragionamento. Dopodiché se non vi arrendete, peggio per voi. Don Giovanni. Vi trovo a proposito e sono contento di parlarvi qui per conoscere la vostra decisione. Voi sapete che questo è affar mio e che io me ne sono preso impegno in presenza vostra. Da parte mia mi auguro che la cosa si risolva amichevolmente e non tralascio nulla per convincere l'animo vostro a confermare pubblicamente a mia sorella il nome di vostra sposa. Ahimè, signore. E con tutta l'anima io vorrei darvi la giusta soddisfazione che meritate, ma vi si oppone direttamente il cielo. Lui mi ha ispirato un mutamento radicale della mia vita, così che oggi io non penso altro che ad abbandonare tutti i legami terreni.
a spogliarmi sollecitamente di ogni vanità e ad emendare con una severa pratica di vita a tutte le scellerate sregolatezze che mi ha condotto l'ardore di una cieca giovinezza. Questi propositi non contrastano affatto con quello che dico io. E la compagnia di una legittima sposa può bene accordarsi con i buoni pensieri che il cielo vi ispira. Ahimè, no. È una condotta impostami da vostra sorella stessa. Ella ha scelto il suo ritiro. La grazia ci ha toccati entrambi nello stesso momento. Il suo ritiro non può darci soddisfazione. Può essere attribuito al disprezzo che voi potreste avere per lei e per la nostra famiglia. E il nostro onore esige che ella viva con voi. Vi assicuro che questo non è possibile. Era, vi giuro, anche il mio più grande desiderio. E oggi stesso io ho consultato il cielo su questo. E proprio mentre lo stavo consultando, ho sentito una voce ammonirmi. Non pensare più a donna Elvira, perché con lei non v'è il minimo dubbio. Non potrai mai raggiungere la tua salvezza. E credete proprio di incantarci con queste belle scuse? Io obbedisco alla voce del cielo. Supponete che io possa accettare una simile ragione? Il cielo ha così disposto. E voi avreste rapito mia sorella al convento per poi abbandonarla? Volontà del cielo. E noi dovremmo sopportare questa macchia sulla nostra famiglia? Prendetevela con il cielo. Saprò ritrovarvi, Don Giovanni. Come vi aggrada. Voi sapete bene che il coraggio non mi manca e all'occorrenza so usare la mia spada. Mi troverete fra poco su per la stradetta che mena al convento grande. Sia chiaro, non sono io che voglio battermi. Il cielo me ne vieta anche il pensiero. Assalitemi e sia fatta la volontà del cielo. Lo vedremo. Lo vedremo. Oh, signore, ma che razza di modi andate assumendo? Eh? Questo è peggio di come eravate prima. Ora sì che dispero della vostra salvezza. In cielo, quest'ultimo proprio non lo sopporterà. Ah, il cielo, non è poi così puntuale il cielo. Se ogni volta che gli uomini... Ecco, ecco un avvertimento del cielo. Se il cielo vuole darmi un avvertimento, deve esprimersi più chiaramente. Don Giovanni, non hai più che un attimo per giovarti della misericordia del cielo. Se non ti penti qui subito, la tua dannazione è decisa. Ma chi osa parlarmi così? Questa voce non mi è nuova. È la fantasima, signore! La riconosco dal passo! Spettro, fantasma o diavolo, voglio vedere chi è. Avete visto? No, no, non c'è niente che possa ridurmi al terrore. Niente. Voglio provare con la punta della spada se è un corpo o un fantasma. Signore! Arrendetevi all'evidenza di tante prove! No! Sprofondatevi nel pentimento! No! Non sia mai detto che Don Giovanni si penta! Vieni, andiamo! Fermo, Don Giovanni. Ieri mi promettesti di venire a cena da me. Pronto? Dove si va? Thank you.
Giovanni. L'indurire del peccato porta a morte funesta, e il respingere la misericordia del cielo apre la via al suo fulgore. La mano. Fuoco invisibile che mi brucia, non resisto, tutto il mio corpo sembra un braciare ardente. Ecco, dopo che lui se n'è andato, tutti soddisfatti, cielo offeso, leggi violate, famiglie disonorate, ragazze sedotte, genitori oltraggiati, donne finite male, mariti portati all'estremo, tutti soddisfatti. Non ci sono che io di disgraziato. E la mia paga?